Ecco, ciao, sono Michele Beffa, quasi 50 anni, sono nato e cresciuto ad Airolo, ho passato tanto tempo in Svizzera ma anche tanto all'estero, sono appena tornato più o meno da 3 anni nella regione, in Ticino e in Svizzera, ma anche qui ad Airolo, sono il nuovo direttore, adesso nuovo, 3 anni nel ruolo, presso la Tenconi SA, che è anche un fornitore e sponsor della Val Bianca. Sono 3 anni interessanti dove si nota una crescita forte sia del paese a livello proprio di turismo, come anche di cambiamenti a livello degli impianti e non da ultimo sicuramente i cambiamenti grossi avvenuti a Val Bianca. Il primo sicuramente è quello delle piste. Ho trovato delle piste molto più interessanti, sono curate meglio anche negli ultimi 2 anni, ho visto dei miglioramenti enormi. E le stesse novità le ho trovate con sorpresa anche d'estate. Anche Airolo si è cimentata nell'offrire dei servizi estivi, sia di passeggiate come tanto anche nel mountain bike. E anche noi di Tenconi abbiamo dato una piccola contribuzione, abbiamo fatto delle passerelle in ferro per permettere proprio a più ciclisti di godersi la regione. Ci sono delle piste fantastiche per escursionisti, enduro ed io in particolare, che adoro scendere e anche parte della famiglia, porto volentieri i figli e anche la moglie. Ci sono 3 piste da downhill che sono fatte veramente bene, permettono il divertimento un po' a tutti, anche in sicurezza. Volentieri veniamo a fare bicicletta, ma anche le escursioni, mirtilli e funghi, quindi sono le passeggiate a Peschum, come anche le passeggiate che permettono di andare in Val Bedretto o giù in valle. E bene o male il weekend passa in compagnia e anche all'aria aperta. Ma chiaramente sono un po' di parte, essendo cresciuto qui ad Airolo, però i punti forti sono sicuramente quell'aspetto familiare, comunque un impianto medio-piccolo, ma permette sicuramente di riconoscere facce già conosciute, di sentirsi un po' a casa. La gente che viene ovviamente si trova bene, ci si ritrova settimanalmente con aspetti familiare, sia a livello degli impianti che anche delle persone che le frequentano. Io, come pure la famiglia e i nostri amici, veniamo volentieri perché è vicino. Non ci sono le grandi colonne che si trovano all'Enzeraide, sono appena stato all'Ax. Qui si va e si viene, ci sono delle offerte ottime a livello proprio di ristoranti, di diversi baretti che si sono venuti a creare. Anche il paese adesso si sta aprendo di più al turismo, c'è sicuramente più offerta. E quest'estate in particolare, col fatto che anche tanti turisti svizzeri sono venuti, si è visto proprio il paese rinascere un po' quello che era negli anni, esagerando, però 70-80, come si vedeva il paese realmente in fiore, pullulava di gente. Ecco, è bello rivedere anche questo.